Sì, finalmente una vittoria! Sì! Sì! Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube in questo nuovo video. Scusatemi la reazione, ma sono troppo contento! Sono troppo contento! Finalmente siamo riusciti a vincere una partita, tra l'altro uno scontro diretto per la salvezza. Era dal 27 ottobre che il Cosenza non vinceva e ora siamo riusciti a vincere. Finalmente, finalmente. 2-1 contro l'Alessandria. Gol dell'Alessandria nel primo tempo, ma poi nel secondo siamo riusciti a rimontare con i gol di Camporese e Larrivei su rigore. Incredibile, ragazzi, incredibile. Innanzitutto mi scuso con voi se non ho fatto i post partita delle partite contro Vicenza, Perugia, come Crotone, però purtroppo sono indaffarato ultimamente, tengo troppi impegni e non sono riuscito a trovare il tempo per registrare tutti questi video. Però oggi vi prometto che esce sì questo post partita, ma soprattutto dovrebbe uscire, lo stavo già caricando, però non so se riuscirà ad uscire questo video, ovvero le riprese dallo stadio, ovviamente dal Marulla, di Cosenza Alessandria. Li ho fatti pure per quanto riguarda Crotone, perché sono stato a Crotone, vedo se riuscirò a metterle, però non lo so, dipende tutto da YouTube se ce la faccio oggi, domani o dopodomani. Comunque state sicuri che in un modo o nell'altro riuscirò a caricarvele. Che dire, raga, io non ci credo. Quando ha fatto gol Alessandria, ve lo giuro, stavo iniziando a perdere le speranze. Invece Camporese e Larrivei hanno detto: no, qua oggi vinciamo ed è giusto così, ragazzi. Pierpaolo Bisoli, il nuovo allenatore, dà la giusta carica. Io questo voglio vedere. Gente che butta il sangue per il Cosenza, non come prima, non come prima. Finalmente siamo riusciti a trovare un allenatore giusto per il Cosenza, Pierpaolo Bisoli. Io penso che se giocheremo tutte le partite che restano fino alla fine della stagione, come oggi, ci salviamo. Io lo dico, ragazzi, perché io lo ripeto, se giochiamo tutte le altre partite come oggi ci salviamo anche senza fare i playout, perché possiamo recuperare i punti. Sicuramente a Crotone abbiamo perso i 2 punti, quello sicuro, perché ci hanno pareggiato all'ultimo, ma vabbè, purtroppo è andata così, è un pareggio che comunque non serviva né al Crotone né tantomeno al Cosenza. Però comunque oggi siamo riusciti a trovare la vittoria e a raggiungere in classifica l'Alessandria, perché adesso siamo a pari punti. Sicuramente potevamo superare l'Alessandria oggi se a Crotone facevamo quei 3 punti, però purtroppo a Crotone i 3 punti non sono arrivati, però sono arrivati oggi. 3 punti super fondamentali per la classifica. Adesso testa al Frosinone, partita che si giocherà mercoledì chiaramente a Frosinone. Poi mi pare che giochiamo con, non mi ricordo contro chi giochiamo in casa, contro il Benevento se non sbaglio, e poi ci saranno una serie di partite, tra cui il derby contro la Regina a Reggio, e speriamo di vincere tutte queste partite. Speriamo, ragazzi, perché adesso siamo tornati ad essere quella grande squadra che eravamo inizio campionato con Zaffaroni, con una cosa in più: la cosa che sappiamo giocare a calcio. Per il momento è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi, e sempre Forza Cosenza, fino alla fine non molliamo mai. Ciao!